Nuove competenze per la Polizia Municipale, se ne parla in un convegno che sarà ospitato dal Palazzo di Fraternita. Sì, l'11 dicembre a partire dalle 9.30 ci sarà questo convegno che è un po' una sintesi del progetto finanziato dalla Regione Toscana dal titolo Articolo 53 della Costituzione, che recita in maniera molto chiara: tutti possono contribuire alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Sono competenze quelle della Polizia Municipale che ormai già da tempo normative regionali e nazionali hanno attribuito, proprio in ragione del rinnovato ruolo di protagonisti degli enti locali. Ma quello che più ci preme dire è che nel pomeriggio, a partire dalle 17.30, ci saranno anche dei laboratori aperti a tutta la cittadinanza, in cui degli esperti facilitatori cercheranno di far capire e comprendere l'importanza della legalità nei comportamenti quotidiani, quindi essere consapevoli che lottare contro l'evasione fiscale significa indirettamente ridurre anche la pressione fiscale a carico dei contribuenti. Quindi è un progetto che mira sostanzialmente a creare un sistema integrato di lotta all'evasione fiscale, tant'è che alla tavola rotonda parteciperanno l'INPS, l'INAIL, la Direzione Provinciale del Lavoro e in primis la Guardia di Finanza con l'Agenzia delle Entrate, proprio perché nel quotidiano le informazioni che gli agenti di Polizia Municipale rilevano possono essere utilizzate a fini investigativi per le famose segnalazioni qualificate che verranno poi indirizzate a seconda della competenza all'Agenzia delle Entrate piuttosto che alla Guardia di Finanza per scovare i soliti furbetti.